Ciao ragazzi e ciao ragazze, allora, non so cosa è successo nel frattempo perché tra un video e l'altro non potrò interagire, però ovviamente se succede qualcosa di particolare tra la quarta e quinta parte, sicuramente mi cimenterò in un vlog random. Allora, quinta parte, e non credo che sarà l'ultima, della storia d'amore. Arriva quel famosissimo papiro, lungo un'eternità. Su quel papiro io mi ero sentita male. Io, ragazzi, stavo sempre perennemente male. Io perdevo i capelli. Solo i peli non perdevo, perdevo i capelli. Stavo perennemente ansiosa, ero perennemente. L'acne era aumentata, si spezzavano. Ragazze, qualcosa di allucinante. Il ciclo arrivava più che puntuale, ma proprio orologio svizzero. Cioè, ragazze, assurdo, assurdo, perché avevo così tanti problemi che mi giravano per la testa che ormai non pensavo più a nulla, più a nulla, quindi era sempre un continuo essere ansiosi, vivere con l'ansia, con la paura che qualcuno magari abbia scoperto, che qualcuno magari... Mi arriva un messaggio, quel mega papiro, e appunto in quel mega papiro c'era scritto dopo bla 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 bla, finalmente ho deciso di lasciarla. Tu dove sei? Io lì salto proprio dal tavolo e mi ricordo che in quel momento dissi alle mie amiche, dissi ragazzi, io devo andare qua dietro, c'era un ristorante dietro al bar, fissai una sorta di appuntamento, dissi vabbè sì, ci vediamo tra una mezz'oretta. Se io sto a casa, sono da solo, gli dissi se vuoi ne parliamo di persona, perché il nostro rapporto ormai non era terminato, cioè non avevamo più nessun tipo di rapporto se non parlare. Le mie amiche, no, Channel, non ci posso credere, Channel, cosa l'ha fatto, Channel, che faccio io, non ci posso credere nemmeno io. Cioè, io sto male. Perché mo qua si è andata a lasciare? Mo che dovevo fare la bella vita? Mo che ci stavamo organizzando per andare a fare la scampagnata? Mo che ci stavamo organizzando per andare a Lecce, a Gallipoli? Va bene. Quel momento però, presa dal non so cosa di aiutarlo, andai all'appuntamento e amica, oh mi raccomando, oh sapete, oh oh oh, va bene. E arrivai lì, una volta arrivata lì, vedo lui che era un po' così, di modo, ti prego, io dentro me ti prego, Rimo non piangere, Rimo ti prego non piangere, io mo... Non so, vi giuro, non sapevo che dire in quel momento. Era sei venuto dalla persona più sbagliata di sto mondo a chiedere aiuto. Cioè, proprio dalla serie, dall'ospedale vuoi la salute. E gli dissi, come stai? Ovviamente, ovvia risposta. Più libero. Cioè, io avrei risposto secondo te, per come sono fatta io. Lui mi fa più libero, sto bene. Io là, che non sapevo dove mantenermi, stai bene, più libero. Rimo. Inizia a piangere. E lì capisco che lui mi fa, ci siamo fatti una bottiglia di vino.
Capisco che magari tra un bicchiere e l'altro uno in quei momenti possa svalvolare perché fa, mi sento più libero, mi sento bene, mi sento che mi sono tolto proprio un peso. Scusa, tu non eri quello che il 10 maggio mi aveva detto che si voleva sposare, cioè dentro di me. E che qual era la donna della tua vita? Io lì realizzo che era da folli mettersi con una persona come Remo, che mi avrebbe mandato a puttane la vita mettermi con una persona come Remo, e che non sapevo neanche io perché stavo lì in quel momento. Lo abbraccio, gli faccio ci sono, sono qui. Lui sarebbe dovuto partire dopo una settimana perché eravamo a fine maggio, quindi all'inizio di giugno lui doveva partire. Gli faccio ci sono qui. Comunque c'era l'unica cosa che continuava tra noi due, era l'attrazione fisica, e sì, quella sera è capitato. Quindi per dire a voi, cioè, ora, analizzando anche questa situazione, ho acceso l'altra luce, forse è anche un po' troppo forte, però va bene. Analizzando la situazione, ora, per dire a voi, chi io non ci sarei mai riuscita a lasciare ora il mio ragazzo, ma perché sono donna. Magari c'è chi non la pensa come me, e la sera stessa andare con quella che magari era il mio amante, quello che magari, cioè, raga, io non lo so perché non, cioè, mi sono trovata nella situazione però dall'altra parte. Quindi fatto sta che lì dissi, vabbè, io non so più, non so più che ruolo interpretare, cioè, dopo che abbiamo finito, no? Non so più che ruolo interpretare, cioè io non lo so, Remo, tra una settimana parti, io non so più nulla, non so più nulla. Lui mi fa, ora stiamo insieme. Io lo sapevo. Io veramente, ve lo giuro, siccome siamo insieme, io là mi sono detta, oddio, non ho avuto il tempo di, ok, è vero, pure io lì in quel momento avrei potuto rifiutare, però non sapevo che dire, che fare. Quindi che feci? Prenotai il fine settimana a Giovinazzo, che si aiuta il mio ex, a Giuseppe. Prenotai un albergo lì a Giovinazzo e a cena andammo da Giuseppe. Quindi lui mi copriva perché al locale sapevano che ero ritornata con Giuseppe. Quando dicevo che ero uscita o mettevo dei post un po' particolari su Facebook, erano per Giuseppe, in realtà erano per Remo. E quella sera, appunto, mandai il messaggio a Giuseppe dicendogli: guarda, Giuseppe, io devo venire a cena lì da te perché non saprei. E forse è l'unico posto in cui mi sentirei sicura. Però non ce la farei, ecco, ad andare da un'altra parte perché magari lì so come muovermi al locale, però andare da un'altra parte avrei, insomma, un po' paura. E lui mi fa: va bene, sì, vieni tranquilla, così, eccola. Arriviamo là, proprio sai quando dici la fortuna tiene a pezzacat sop o chiul, la fortuna ce l'avevo proprio attaccata al sedere. Arrivo lì con Remo, sembrava che
stesse andando tutto bene, tutta la meraviglia, e arrivano due clienti che erano amici della ex, di quella che ormai era diventata da pochissimo l'ex, ed erano due clienti del locale, quindi noi col menù così decidemmo di entrare nel locale, perché era all'aperto, era, insomma, faceva caldo, stavamo fuori, quindi decidiamo di entrare nel locale. Dissi, vabbè dai, mangiamo una cosa veloce e ce ne andiamo. Arrivati in albergo, il giorno dopo mi arriva una chiamata dalla zia, della sua ex, e io là li faccio, che faccio, rispondo. Mi fa, Vale, tutto bene? Sì, tutto bene. Che è successo? Dove stai? A Giovinazzo, perché? Ah, ma con chi stai, col tuo ragazzo? Sì, sono venuta a farmi 2 giorni, così. Ah no, vabbè, ok, no, niente, volevo sapere una cosa, così. Vabbè, dai, non fa niente, tanto ci vediamo domani al locale, così. Vabbè, secondo me, qua, ci puzza qualcosa. E se facciamo che evitiamo, perché non si sa mai. No, a me non me ne frega più niente, così. E scrivo, però è pericoloso, insomma, fai che tu parti. Inizialmente io ricordo anche di avergli detto, facciamo che tu parti, quando ritorni da Margherite, finisce là la stagione, io magari potrò decidere se stare o non stare con me, perché magari nel frattempo tu puoi ritornare con la tua ex, perché magari nel frattempo possono succedere 50.000 cose, così è stato. Oh mio Dio. Effettivamente lui dopo una settimana, quasi esatta, decide di partire per la stagione. Però qualche giorno prima lui si accodò a me e un'altra coppia, Deborah e il suo ex, e si accodò per una pizza, una piadina, cosa così proprio. Era più di una settimana che non andavo a lavorare io, perché non ricevevo più chiamate da lei. Lui mi disse che lei aveva avuto il sospetto su di me, che lei spesso e volentieri chiedeva al locale se lui avesse un'altra, e che lei pensava che c'era qualcosa che non andava. Però voglio dire, una persona realmente innamorata, se c'è qualcosa che non va, cioè, insomma, tu te ne accorgi subito, non te ne accorgi dopo 4 mesi, parliamoci chiaro proprio. Cioè, non ti accorgi dopo 4 mesi che lui ti sta cornificando. Quindi è successo che dissi a Remo, dissi, vieni, tranquillo, tanto una pizza, figurati. Evidentemente l'ha visto qualcuno o l'ha seguito qualcuno, perché poi ci è stato detto che sono stati seguiti, che è stato seguito. Mi arriva un messaggio. Io gli faccio... è arrivato un messaggio. Che cazzo può essere a quest'ora? Faccio, ci pensi? Con nome era lei. Dove stai? Diretto, né ciao né buonasera. Dove stai? Io l'amo. La prima cosa a cui pensai, dissi, questa sta qui. Sta per forza qui. Ma qua succede il giubileo. Succede il casino. Ti dissi, sto in giro a Bari con amici. Perché? Tra l'altro, sto in giro a Bari con amici. E ho detto praticamente la verità. Remo in quel momento era un mio amico. Fa, no, ma dai, vediamoci. Se sto in giro, sto con i miei amici. Dove stai? Questa insistenza.
appoggio franco, gli dissi. Nel frattempo dissi all'ex di questa mia amica, di Deborah, gli faccio: Marco, mettiamoci in macchina. Remo, vieni con noi in macchina. Nascondi la macchina dietro. Vieni con noi, Shawnee. Nel frattempo cancellai molte conversazioni, molti messaggi, perché lì per lì dissi, poco poco decido di incontrarla. Poi conoscendomi, in quel momento, non ci sei proprio riuscita a mentire. E quindi niente, le dissi, senti, sto qua in tale punto, però mo ce ne stiamo andando perché dobbiamo andare a Bisceglie a Tumalaluna. Mi fa, anch'io devo andare lì. Allora gli faccio, vabbè, allora ci vediamo lì. In realtà non ci sono mai andata a Tumalaluna. Cioè, quella sera non ci sono mai andata. Il giorno dopo mi arriva un messaggio di nuovo da lei, mi fa, vediamoci, ti voglio parlare. Gli faccio, senti, io non... c'ho da fare, nell'ultimo periodo sono impegnata, poi sto andando da mia zia, un casino. Va bene, che ci vuole un caffè? Se vuoi, me lo dice al telefono. Io ovviamente sapevo che cosa mi voleva dire, però vedi là, è stato uno sbaglio non esserci andata. Avessi seguito i consigli dei miei amici, ci sarei forse andata, però dall'altra parte, conoscendomi appunto, avrei rifatto quello che ho già fatto, ovvero non esserci mai andata, perché so benissimo che in un momento così magari le avrei detto la verità, ed è forse era meglio che gliela dicevo in quel momento. Sarebbe stato più, però alla fine non gli ho detto nulla. Gli ho detto, senti, sì, dai, ci vediamo se qualcosa oggi pomeriggio, così, colà, però non ci sono mai andata a quell'appuntamento. Poi sono... Nel frattempo, Remo parte a Margherita. Parte a Margherita di Savoia. C'era, da parte mia, questa paura, che era una paura strana. Paura che non riuscivo a gestire, non so perché, avevo una sensazione strana. Mi arriva il messaggio, continuavano ad arrivare i messaggi dalla ex, assurdi, al che decido di andare a Margherita, perché secondo me c'era qualcosa che non andava. E dall'altra parte qui purtroppo a Bari ero perseguitata dalla ex, quindi dovevo andarmene. Arriva Margherita e il primo impatto è stato, qua è successo qualcosa. Purtroppo sì, forse avevo ragione, forse no, cerco di far smettere il cane di abbaiare. E quindi niente, il video termina qui, io spero che mi finisca di abbaiare, e spero che il video vi sia piaciuto, se così fosse spolliciate, io vi mando un enorme bacione e vi ricordo che giù nel box informazioni come sempre vi metto il link di Instagram, Twitter, Facebook, indirizzo mail se vuoi scrivermi, io ti mando un enorme bacione e al prossimo video, ciao!